Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di, vorrei dire, VGC20, ma è un quasi VGC20 perché insomma abbiamo avuto l'ufficialità del fatto che in VGC20 poi si possono giocare le Gigamax, non tutte, ne parleremo in un video che vorrei dedicarvi su questo argomento se riesco da far uscire direttamente nei prossimi giorni. Poi nei prossimi giorni cominceremo anche una nuova win streak, ho un team mio che dovrei finire di comporre giusto giusto per l'inizio della win streak e poi rilanceremo sul canale anche Stranger Teams, le Random Battle, insomma, tante gustose novità da lunedì, dove vi ricordo riprenderemo specialmente i primi 3 giorni della settimana con video più live, perché vi voglio ricordare il lunedì alle 19 siamo in live su Quello Viola, il martedì 20 e 30 siamo su YouTube a buildare, il mercoledì alle 21 siamo nuovamente su Quello Viola, ancora però in Battle Spot. Detto questo, noi oggi andiamo a provare un team con una Dragon Specs, è stato un bel cavallo di battaglia in tanti passati metagame, un Mimikyu con Taunt, Sword Dance, un classico se vogliamo Rotom, senza Will o Wisp, però qui ci poteva stare bene, ma vabbè, non è mio il team. Andiamo a vedere cosa riusciremo a fare. Una Sand con un Life Orb, Tyranitar ed un Bravery Scarf che potrebbe servire da Scarf per fare il primo turno senza Dynamaxare Tailwind, attaccare prima magari con una Dragon Specs e poi dopo Dynamaxare, fregarsene della appunto Choice Scarf per poi aumentarsi l'attacco, aumentare la speed, eccetera, eccetera, oppure fare U-turn. Insomma, sembra tutto abbastanza chiaro e cristallino. Vediamo però se riuscirò a mettere sul campo gli equilibri che questo team ci impone. Detto questo, mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. La caccia ai 50k è stata appena aperta e poi fate un salto in descrizione perché ci sono molti link interessanti per voi, dal pumpling.com, dove potrete acquistare delle magliette con un codice sconto pardini del 20%, oppure tp.com, dove io metto via via articoli di approfondimento sul competitivo, che lì mi dovete perdonare, essendo un bel lavoro extra, sono contenuti sbloccabili soltanto con una piccola donazione. Piccola, però ci vuole. Detto questo, ragazzi, io vado adesso a buttarmi in Battlespot. Take your energy with me. Abbiamo trovato un avversario. Dragon 3779, ben sotto di noi, però ha un Ice Q con due Follow Me. Quindi la sua intenzione è, secondo me, ben chiara. È ben chiara. Io qui partirei anche banale, banale, Descend. Però per costruire un buon game plan devo conoscere anche bene il team che sto giocando. 145, quindi siamo più veloci dell'Ice Q. Ok. Io sarei per fare Sand, Katsuta, pronti via. Qui abbiamo Rockslide. Mi sa di no, abbiamo Rhyonide, probabilmente mossa terra. No, abbiamo Rockslide. Niente Rhyonide, interessante. E allora me la gioco cattiva così. Me la gioco cattiva così perché potrebbe la Sword Dance di Excadrill più frana dopo per l'Ice Q essere abbastanza interessante. Vediamo. Vediamo. O comunque una doppia frana se lui parte di Ice Cube o Follow Me. Io ora mi sono abbastanza concentrato su questo discorso Ice Cube o Follow Me perché per l'appunto è quello che lui vuol fare. Ragazzi, debutto sul canale del pinguino. Dall'altra parte del campo, però è pur sempre un pinguino che debutta. Io ho anche il Tyranitar Life Orb. Come funziona il pinguinozzo? Il pinguinozzo banalmente il primo colpo fisico lo incassa, il secondo lo incassa come fosse un nemico, quindi non prende danno. Vedete? Però l'Ice Face cambia forma, cambiano le statistiche, noi questa cosa non la vediamo, ma diventa molto veloce, va di Belly Drum e qui.
se noi non missiamo si fa doppia kill, perché siamo anche life orb. Qui abbiamo azzeccato la lead e lui ha un po' forzato la mano con l'ice cube. Non era il caso che lo portassi contro un Sand in lead così, però buono. Alle volte non è che c'è da fare troppo i sofisticati. L'avversario è debole a Sand, si parte di Sand. Indeed. Un altro papabile follow me. Noi dietro abbiamo High Dragon e Braviary. E lui non può fare speed control. Ottimo. A me me ne basta ammazzarne uno. Andiamo su Dragapult. Ma insomma, lui si va a rendere in maniera abbastanza celere. Bene, bene, bene. Con questo non è che Ice Q fa cagare. Non è fra i più competitivi, infatti non l'ho nemmeno inserito nella top 50. Però, top. L'ha giocata proprio, secondo me, non benissimo lui, eh. Andiamo a vedere come si aggiorna. E poi ci vediamo. 5.43, vabbè, là. E poi ci vediamo fra pochissimo. È stato trovato un avversario, vediamo un po'. 1071, Yunong. Ok. Un full Trick Room con uno, un con Keldur che ci può dar veramente un po' di fastidiuccio. Ce lo può dare. Assolutamente, sì. Ce lo può dare. Noi però abbiamo un Taunt qui e una Loom che mi piace veramente tanto. Giochiamocela bene. Braviary? Su Esca ho Iron's Power o Terremoto? Perdonatemi, sono un po' stanchino, non me lo ricordo, anche se abbiamo visto prima. Iron's. Iors. A me non dispiace così. Esca, un po' di potenza mi serve, un po' di stabbanza terra mi serve, ragazzi. Vediamo un po', il match è difficile, me lo devo giocare concentrato e lottando contro un po' di stanchezza, perché sto registrando questo video molto tardi. Gli ultimi giorni sono stati giorni un po' concitati, diciamo così. Ok. Parte il draw, quindi lui probabilmente andrà di after you. Io butto subito dentro no, è vero, Titan non l'ho portato, non butto dentro. Noi abbiamo 145 più 72. Bisogna vedere questo Viplume se è max speed o no. Può essere. Wedether. Io evolvo. Sperando che non faccia slip powder nella slot di Braviary. Butterei via turni e turni Dynamax. Pensiamo più ora a un Guru invece che Vileplume Torkoal, che è un po' la nuova Lilligant Torkoal, va bene, chiamiamola così. Poi io può anche missare Sleep Powder. Eccola. Io l'avrei fatta su Mimikyu. Vediamo di non farci costare questa cosa, perché purtroppo l'Eruption lui fa male.
tanto anche, troppo. Devo portare Tyranitar. Infatti fino all'ultimo, se portavo Tyranitar, accidenta a me. Dovevo portare Tyranitar. Io vado di Playro perché devo calare banalmente il danno di Rapture, ragazzi. Anche se hanno molto, devo calargli il danno. Brava Ridorme per il secondo turno. Ho cannato lead. Ho cannato lead, non dovevo prendermi un rischio enorme come mettere uno Scarf da giocarsi praticamente solo Dynamax. Ora vediamo cosa riusciamo a fare, ma ci faccio nulla, perché lui ora dovrebbe missare slippato. A parte no, è tauntato. Ma insomma, cambia veramente poco. Poi ho già buttato via la Dynamax. Quindi proprio, guarda, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Posso provare a sculare. Ah, Moonblast, vai. Giusto. Giusto. Moonblast, vai. No. Questa... Mi assumo le mie dovute responsabilità. Non dovevo lì dare di breve. Non dovevo lidare di Braveri con un pericolo Viplo. Mi ho dato quasi per scontato che lui gli dasse Oranguru. Questa l'ho persa io. E dovevo assolutamente portare Tyranitar al posto di Excadrill. Per fare switch in di Sand, togliere il sole. Io purtroppo non mi sono ancora abituato a forse la cosa più rivoluzionaria. Ma insomma, ci vuole, non dico tempo, ma è ancora fresca la cosa. Sto parlando quello delle speed che cambiano anche in framezzo turno. Cioè, se metti Tailwind sei più veloce, se ti levo il sole sei più lento già da subito. Quindi nel mio immaginario, vi voglio spiegare perché non ho portato Tyranitar, provo a farne io stesso un'interpretazione. Il mio immaginario non l'ho portato perché ho detto tanto che mi serve mettere la Sand, parte comunque prima lo Sleep Powder. Invece no. Io se quel turno avessi avuto Tyranitar dietro, lo buttavo, tauntavo, lui non Sleep Powder. Capite? Errore mio. Fammi vedere lui come se lo giocava, però potrebbe essere Solid Rock, Weakness, Policy, senza Protect, Audace. Anzi, lui è senza protezioni. Un team senza Protect. Ha vinto lui però. Mi è piaciuto rivederti in best of stream. Andiamo avanti. Vediamo come si aggiorna. Questa non la volevo perdere. Merda. 7,60. Andiamo, dai. La prossima va vinta. Allora, avversario. Shadow Weight. Ok. Ok. Questo è il team che abbiamo provato anche noi in una delle precedenti puntate. Ok. Penso che ci si possa aspettare una bella lead o di Sand, ma non penso, o di Grimmsnarl.
senso più. Nel mio senso Grimmsnarl. Bravery, tutta la vita. Io vuoi dire come un Rotom. Voglio dare fiducia ancora ai Dragon, vediamo un po'. Non ho capito se questo team che stiamo giocando mi piace. Oh. E non giudico, lo sapete, non sono uno che giudica in base ai risultati. Tant'è che non mi sono esaltato dopo il primo match dove abbiamo stravinto, ma insomma lì. Così come non mi butto giù per la partita di prima, eh. Duraludon Grimmsnarl. Si è presa la lead più o meno, dai. Rimetterà Reflect. Probabilmente. Io lo tanto perché non voglio il Thunder Wave 2. Non abbiamo leadato male. Potenzialmente potremmo avere la mossa terra contro Duraludon, la mossa fei contro buono, vediamo tutti e quattro i suoi Pokémon a questo punto. Si mounta. Mimi, quanto sei veloce? Mi dovresti superare il signor Rotom. Via Grimmsnarl e perché ho fatto questa valutazione del dovresti superarmi Rotom? Perché non vorrei prendere quello Whisper. E mettendo mossa Fairy impediamo anche che ce lo faccia per esempio ad Escadrille. Lui ci fiscia comunque. Parte il Disguise. Importante che parta ora, eh? Ciao Dracovish. Importante, importante che il Dracovish per noi. E mettere un bel campetto che vuol dire no WoW. No WoW. E ora lui si entra con Duraludon, prende una mossa terra, si entra un Grimmsnarl. Buono. Ho messi bene. Gran turno 1. Filo conduttore di questi nostri 3 match sembra essere il turno 1. O bene bene o male male. Rimetterà Reflect o Thunderwave. Più probabile Reflect. Io però non penso che Grimmsnarl regga Starfall più Franella. E invece sì. Vediamo se però, se tipo Rotom protegge ad esempio.
Flinch, Hiroton Flinch, 30%. Mette anche il Rice King, ma non frega niente. Max Phantasm, voglio andare a calare la difesa del Rock, fagli un danno, calare la difesa, così da slide prendo un goccettino di più. Considerate che lui è costretto ad andare in Leaf Storm, può ancora dynamaxare, io penso lo faccia su Duraludon nel turno seguente. Senza ombra di dubbio. Noi torniamo normali, adesso è un 3 contro 1 praticamente. C'è il Reflect, ma noi siamo a più 2. Lui è a meno 1, quindi facendo quella mossa prima mi sono anche tolto il dubbio del Shadow Sneak lo ammazzerà sotto Reflect, perché è vero che meno 1 e Reflect non si compensano proprio, però dovrebbe morire tutta la vita, ecco. Questa l'abbiamo messa in discesa con una bella team preview. Vi ricordo ragazzi di lasciare mi piace, ve lo dico anche a mid match cominciato, ma stavo crescendo molto, questa cosa fa piacere ovviamente. Non fa piacere, banale. Dura London. Ma stai calmo? Insomma, a un Dynamax fare una cosa del genere non va male sotto Reflect. Voglio certo rischiare il miss. Ma se non rischiare il miss per non rischiare il miss. Andiamo a dare, non so. Tanto non lo si flincia perché è Dynamax, però insomma. Lui ci tira giù High Dragon e poi entriamo del buon Breviary che con Close Combat lo finisce. Lui poverino ci sta anche credendo, ma Dynamaxare Mimikyu è stata la miglior giocata che potessi fare in quel turno 1 prima. A Close Combat. No, giusto per stare non sicuri di più. Bene. Ve l'avevo detto che questa la dovevamo vincere e l'abbiamo vinta. Era Fundamentals. Buono ragazzi. Buono. Io vi ricordo che oggi pomeriggio usciranno altri due tech.
di cui appunto una è Brave. Quindi si comincia anche a teccare un po' i Pokémon vecchi, tra virgolette, al di là dei Galarian che abbiamo analizzato. Quindi per adesso sono soddisfatto, anche se il video è un pochino più corto, ma del resto è sabato. Uscite anche un po' di casa, anche se piove, andate con l'ombrellino, andate per fare una girata, state sempre sti telefonini, noi youtuber si fa meno quattrini, tanto io sono povero uguale, quindi lo posso dire, e voi uscite un po' di casa. Ciao ragazzi, uscite però poi rientrate perché c'è tech. Ciao ragazzi, stavo dicendo, mi raccomando, mi piace, commento e iscrizione al canale. Poi, se vi volete comprare anche la maglietta di 40K, che potrebbe diventare presto un cimelio, perché tra poco ne sarà 50, la trovate in descrizione.